E buongiorno Valterini, oggi per la rubrica Maschi vs Femmine voglio proporvi un quesito. Anche la vostra ragazza vi rompe il cazzo quando lasciate la tavoletta del cesso alzata? Perché la mia. Sì. Camilla, ti prego. Ti prego, illuminaci con la tua dottrina femminista, alla luce dei problemi quali la disoccupazione giovanile, l'ambiente, l'ultima puntata del Trono di Spade il Grande, Marca Caltagirone. Il tuo unico problema è la tavoletta del cesso alzata. Dai, Walter, non rompere. A Greta Thunberg dei cessi! Possono bruciare milioni di foresta amazzonica per te, ma l'unico problema è la tavoletta del cesso alzata. Walter, fatti la valigia che perdi l'aereo. Vai. Ebbene sì, mi dà fastidio quando. La voce, Camille, la voce. Mi dà fastidio quando voi maschi lasciate la tavoletta del water alzata. Mi fa schifo. Domanda. Non potrebbe essersi alzata da sola? Sì, certo, si alza da sola. Ci stanno i fantasmi. Stupefacente Amsterdam. I fiori, le biciclette di coffee shop, ma io sono più fortunato, perché dopo 5 ore di convegno, adesso questo. San, san, san. E rieccoci Valterini. Scusate se sarò assente in queste ore, ma mi tocca un altro convegno e poi si torna alla città eterna. Ma no, non piangere, già vi vedo, non disperatevi, perché la prossima storia sarà dedicata alla rubrica Il film del giorno. Guardare il mondo in orizzontale non te fa poi tanto male. E rieccomi Valterini, scusate ancora per la mia latitanza, ma con il telefono in modalità offline, che cosa mai avrei potuto fare di così interessante? Quindi vi salto subito la parte del volo e vi dirò di più. Saltiamo anche la parte di Amsterdam, una palla mortale. Ma per farmi perdonare e per festeggiare con voi il mio ritorno alla vita, ho intenzione di fare uno scherzetto a Camilla. Ebbene sì, signori miei, è incredibile quante idee ti possono venire in mente con il telefono. In modalità offline. Seguitemi. Buonasera, signorina Camilla. Ho una lettera da parte della De Filippi. Mi scusi, non ho tempo da perdere. So che lei è fidanzata da ben 4 anni con Walter e siccome questa è una puntata speciale, dice apposta per te, c'è anche la De Filippi che voleva farle una domanda. Ah sì? Prego, mi dica. Allora, apriamo la tavoletta. Ma vaffanculo, va. Dai, sali che sto cucinando. E come diciamo noi? C'è un deficiente per me. Ragazzi, ora non per essere petulante, ma ricordate la storia della tavoletta? Bene, rientro a casa e la tavoletta è alzata. Ora, chi è stato secondo voi? Il povero martire partito per 2 giorni o Miss Galateo? Non è difficile, dai. E come se non bastasse, la persiana si è rotta. Ma che donna di casa è la nostra Mary Poppins? Mi sono dimenticata di dirtelo, dai, si è rotta. Ho già chiamato il tecnico. Camilla ha preparato un succulento tonnarello con emulsione d'uovo e guanciale croccante. Il tutto condito da una spolveratina di pecorino romano d'oppio. Una friantita carbonara. Dai, che volevi che ti preparassi? Sono stata fuori tutto il giorno. Veloce! Ed ecco a voi, Camilla, che tentano di fare cerchi con il fumo,
Ma ti giuro che stamattina ci sono riuscita. Questo significa non essere social, cara mia, e non poter documentare la realtà. Sì, vabbè. È così. Chi è? No, niente, è Mirko. Mirko chi? Quello che aggiusta le persiane, te l'ho detto prima. E perché li chiama a quest'ora? Ma che ne so, non puoi chiamare le persone alle 11 di sera. Mm. Oh, ma leva sto cazzo del telefono, ma che sei scemo? Buongiorno Valterini, scusatemi per questa cera, ma non potete capire che incubo del merda ho fatto stanotte. Praticamente ho sognato che Camilla se la faceva con Mirko, sto cazzo da giusta persiane. Ora, siccome siete come una famiglia per me, e ve lo dico a cuore aperto, con voi condivido tutto, voglio far luce su questa storia. Ma vi sembra normale che Mirko chiami alle 11 di sera? E soprattutto perché lei non ha risposto? Cioè, sinceramente a me mi è venuto il dubbio. Ma Camilla non lascia mai la tavoletta alzata. Effettivamente non l'ha mai fatto. Ma se non è stata lei, allora chi è stato? Devo chiarire questa cosa con lei e lo voglio fare davanti a voi, perché io non ho nulla da nascondere, perché mi conoscete. Sono una persona corretta, a modo, fine. Tra poco farò una diretta a sua insaputa, così vediamo come si giustifica. Restate connessi. Ci siamo. Camilla! Camì, vuoi venire? Sì, arrivo, un attimo! Scusa, stavo parlando al telefono. Ah, dimmi. Parlavi al telefono? Sì. Vabbè, che c'è? Sto uscendo. Veloce. Se non sei stata tu, chi ha alzato la tavoletta? Ma quando? Mi stai dicendo? Ieri, quando sono tornato, la tavoletta del cesso era alzata. Perché? E quindi? Quindi mi rompi sempre il cazzo con sta tavoletta. Mo parto, torno e la ritrovo alzata. Com'è? Che ne so, lo sai che io la abbasso sempre. Appunto. Dove vuoi arrivare, Walter? Non lo so, dimmelo te, Camì. Ma veramente stai facendo? Che ne so, scusa, ho pulito il bagno e l'avrò lasciata alzata. Oppure fai come tua madre, che pensa che non faccio niente dalla mattina alla sera. Devi toccare mia madre, perché qua tu sei la pazza. Ah, io sono pazza? Sì. Io? E tu? Che tarsi la mattina e mi attacchi con sta pippa della tavoletta? Sai benissimo che non è la tavoletta il problema, no? Senti, guarda, se sei nervoso per i cazzi poi lasciamo stare, eh? Io devo andare a lavorare, non è che c'ho tempo da perdere con te. Piuttosto, chiama qualcuno per aggiustare sta persiana, che Mirko non può. Che poi pure sta cosa che chiami sto stronzo di persiana, che nome? No, Mirko, ma chi cazzo è Mirko? Poi ti chiama alle 11 di sera. Coglione, mi stava chiamando per dirmi che si è fatto male e quindi non può lavorare. Era lui prima al telefono. Vabbè, Mirko, un'altra è la stessa cosa, no? Che mi stai a dire, scusa? Che sono una troia? No, ma dopo quel capodanno. Puttio mio, ancora con sto capodanno? Eh sì, perché tra un po' quello non ti ficcava la lingua a bocca. Infatti c'hai ragione. Tu dove stavi? Invece di parlare di fregna con gli amici tuoi, manco foste dei 16 anni arrapati che state sempre con sto cellulare in mano, allora gli potevi dare un pugno in faccia. E perché non l'hai fatto tu? Che pezzo che devi dire? Camì, guardami, che te ridi? Dimmi. Finalmente è successo. Ma successo che? Finalmente hai staccato gli occhi da quel cellulare di merda e ho capito che forse, de me te ne frega ancora qualcosa. Guarda, ti svelo una cosa, perché a me mi è sempre fregato. Anzi, mi sono sempre evitato e questi sono i risultati. Bene. Walter, sono stata io. Sono stata io a lasciare la tavoletta alzata. Aspetta. Cioè, hai alzato... Lo so. Forse sono stata un po' infantile. Però era solo per provocare una tua reazione. Ma che reazione ci voleva, Megami? Dai, ammettilo anche tu. Ultimamente la tua vita gira solo intorno a sti video. La storia carbonara, la storia mentre parliamo, pure quando usciamo. Scegli dove andare solo per fare le storie. Non stiamo mai da soli. Ho capito. Ma lo sai che è solo un modo per scherzare, no? Per i miei followers. Ma followers dei miei, che se sto a 500 già è troppo, a parte quelli che ti sei comprato. Sì, vabbè, comunque le cose più importanti. Non la tavoletta, perché me l'hai alzata? Perché sapevo che l'avresti notato. Era per farti ingelosire. Ingelosire? Sì. Cioè, tu mi volevi fare ingelosire lasciando la tavoletta alzata? A quanto pare ha funzionato.
Sei proprio una stronza, cara. È stronzissima. Cioè, ma proprio col botto tu. Ma col bottissimo. Chi è? Chi è? Che cazzo ci fa quel cellulare? Niente, me lo sono dimenticato. Stiamo facendo una storia, Walter. No, che sto facendo una storia. È una cazzo di diretta. Ma io non ci posso credere. Tu sei proprio malato. Che tu sei un cazzo di malato. No, è un gioco. È un gioco? Ok, sì. Va bene. Allora giochiamo insieme, te va? Voglio essere anch'io social, documentiamo la realtà. Buongiorno a tutti, Valterini. Allora, volete sapere come finisce questa storia? Che tu sei un coglione. Sei un gran coglione, tu non sei mai cresciuto. Che mi devo spiegare? No, non mi devi spiegare. Documentiamo la realtà adesso. Così ci piace tanto, no? Documentiamo la realtà. La stupida sono stata... A parte il fatto che sei pure stupido. Ma che pensavi che non me ne accorgevo? Appunto per ma questo. Ma la stupida magari. Sono stata io, infatti, perché pensavo di poter cambiare il cervello in cui c'è sta solo tanta, ma tanta merda. Camille, basta, Walter, ma non mi devi dire niente. Va bene sì. Così, va bene così. Cioè, hai ragione tu. Non mi serviva la tavoletta per dimostrare che sei un coglione. Tu non cambierai mai. Camille, ti prego, ti spiega. Vabbè. E Camille, non so. Però diglielo. Ma fa culo, Walter! Sai, la mia storia di Instagram tra un giorno svanirà ed io ti perderò così tra domenica e lunedì. Ti ho letto nel pensiero, bionda, e so che non vuoi rinunciare alla bellezza che circonda la tua voglia di ballare. Ti porto dove il sole brucia di più, dove il vento soffia sulla schiena e tu ti perdi in questo posto che è una meraviglia. Io mi perdo nei tuoi occhi se sbatti le ciglia. E sei bella bella se mi parli dei tuoi guai, se mi parli di te. E sei bella bella ma sei andata via come una storia di Instagram. Non ci penso più. Sotto un sole cocente d'agosto la birra si scalda, tanto una non basta mai.